La zona nord-ovest di Bologna sta subendo negli ultimi anni profondi cambiamenti urbanistici. La Fondazione Golinelli vi ha dedicato una mostra fotografica. 36 immagini scattate da Giovanni Bortolani e Salvatore Mirabella che illustrano il prima e il dopo di diversi interventi di rigenerazione di edifici e spazi in disuso, partendo dai lavori che hanno portato alla nascita dell'attuale opificio Golinelli, affiancato ad ottobre 2017 dal Centro Arti e Scienze. Primo è sorto dal recupero di un ex stabilimento industriale abbandonato, fino al 2008 di proprietà della società Fonderie Sabiem, 9.000 metri quadri che ora ospitano una vera e propria cittadella per la conoscenza e la cultura, che ospita circa 150.000 visitatori l'anno. Il Centro Arti e Scienze è invece un parallelepipedo a pianta libera, un grande spazio di circa 700 metri quadrati in cui si possono svolgere esposizioni, conferenze, mostre, concerti e proiezioni. L'iniziativa è nata in collaborazione con l'Università di Bologna, l'altro soggetto che ha realizzato un progetto di riqualificazione urbanistica al quartiere Navile, spostando il polo universitario di chimica e astronomia e prevedendo la costruzione di edifici destinati alla facoltà di farmacia, oltre a uno studentato. Dove un tempo sorgevano due importanti fornaci per la produzione di laterizi, una delle quali è stata trasformata nel Museo del Patrimonio Industriale, oggi sorgono moderne strutture didattiche caratterizzate dall'alta efficienza energetica, dalla domotica e dalla volontà di preservazione degli spazi verdi attorno al canale Navile, attraversato dal ponte che unisce le due sponde e si pone come collegamento ideale tra i nuovi insediamenti. Formazione, ricerca e innovazione sono dunque tre cardini su cui si è progettato e per il quale si è progettato, tenendo conto anche della vocazione storica della città di Bologna, legata da sempre all'insegnamento e alla cultura.